Salve a tutti ragazzi, io sono CoroCioè e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su Xenoblade Chronicles 2. E siamo arrivati al villaggio che nello scorso episodio abbiamo scoperto robe, abbiamo fatto acquisti e vi lascio al filmato. Touching them to create blades. It's pretty amazing when you think about it. We blades start out formless, anchored to the world only by our core crystal. Only the touch of a potential can imbue us with form and being. And it is by those forms we come to be known. So you see, my boy, in some ways it is only the fated touch of a driver that allows the blades to exist at all. Wow. Why does it happen that way, though? Now, that is something no one knows. It's just how it's always been. Blades come in all shapes and sizes. Some human-shaped, some not. Some people say the shape depends on the kind of person the driver is. The resonance between blade and driver is a mysterious thing. Pyra, she was crying when I met her. Was she brought to life by someone once? Just like a normal blade? What is the Aegis? Really? Halt! Nobody move! Oh dear. Looks like Imperial troops. Great. Hey, what's going on? That fugitive in your company is an enemy of the state, a member of Torna. Nia? A member of Torna? It's her, all right. Gormothi Driver, White Beast Form Blade. She looks exactly like the wanted poster. What wanted poster? See for yourself. Wow, it really does. Oi, watch it. I mean, no way. This doesn't look anything like. Wait, we've got no time for this. Who cares if it looks just like her? Hmm. Now, as for you, you look like a driver too. Registration number? 539? Knock it off, you fool. All new drivers must register with Indol. No number means you must be an illegal, unregistered driver. No, you don't get it. You're coming with me. We'll see what the console has to say about this. Rex, Dromach and I are gonna make a move. Get ready to run. We're not leaving without you. This is our problem, not yours. I'm pretty sure he wants to arrest all of us. So this is my problem too. Sheesh, you're a stubborn one, ain't you? Gramp says the same thing. Okay, we go on three. We'll go left, you go right. Okay. Just give the word. Okay, let's do this. You're going to resist? Seriously? One, two. All right, then. We've got them outnumbered. Move in and take them down. Three. Ok, quindi battaglia sia. Come collegare gli attacchi? Se segui una tecnica che nel momento in cui esatto in cui un attacco va a segno, la tua gatta apparirà un anello di luce. Questo anello di luce indica che il tentativo di collegare i due attacchi è andato a buon fine. Collegare gli attacchi è più efficace che non eseguire una tecnica in modo normale. Inoltre l'indicatore di carica si riempirà più rapidamente in seguito, quindi vabbè. Proviamo. Dobbiamo sempre prima però caricare la tecnica, sta cosa un po' sul culo mi sta. Ok, ha funzionato. Ok, funziona la cosa. Nia, ce l'hai la cosa? Ripeti sì, ti prego. Don't forget me.
Bombava pure, vai. Vai, Nia. Ok, vabbè, pensavo sarebbe stato molto più difficile buttarli giù, sinceramente. Meno male, va. Che bello, tra l'altro là ci stanno altri guardie, però non se ne frega un cazzo che qua stiamo tipo combattendo, va bene. Ok. Mo che succede? From a measly two fighters. Their drivers are right. Rex, no! You got it. A wall made of fire. Such a commotion. Just when I thought I could enjoy a little peace and quiet. Oh, lady, Bridget. Bridget? Is she a blade? What? Where's our driver? My driver is otherwise engaged at present. I am here alone. No driver? Lady Bridget is the jewel of Morrison, the strongest blade in the Empire. Even alone, she's more than a match. Lady Bridget, these miscreants are terrorists working for Thorne. Please lend me your power. That emerald core crystal. Could it really be true? Well, Captain Carter, you are not to kill them. Take these ones in alive. Roger. Men, bring the uniform up! Ok, mo dobbiamo ammazzarli tutti e due. Allora, io farei notare, ragazzi, la musica che è davvero bellissima. Mi sta pompando un casino. Allora, lascia comunque che ti parli, dico basta. Allora, la freccia che vedi ti segnala che un Gladius attualmente è assegnato. Il personaggio controlla la possibilità di eseguire un combo Gladius. Ok, e fino a qua ci arriviamo. Puoi avviare una combo Gladius, estendere la combo Gladius, le combo Gladius. Vabbè, sì, l'ho capito, me l'hai detto 50 volte. Morici. Prendiamo la pozione, esatto. E usiamo la B. Vai. Ah, in base al livello della... Vai, bomba di vapore, fai la bomba di vapore, ok. Comunque dicevo, in base al livello della combo Gladius che facciamo, dobbiamo fare uno skill check, chiamiamolo così, diverso. Allora, stiamo per schiattare, c'è morta Nia, dove stai? Nia! Aia. Sono morto io, Nia, alzami, Nia. Ok. Allora, siamo morti. Mi sa che doveva andare così. Penso. Però secondo me si poteva ammazzare, perché alla fine era quasi morta, cioè... Ah no, la dobbiamo ammazzare, diverso. Vabbè, torniamo là e vediamo se ci riusciamo. Ti giri, attacca Nia. Ma schiattiamo. Dai. Oh, finalmente è morta. Grazie. She repelled our attack. She's so strong.
And this is without a driver. Stop yammering! Just get him! Jomak! This is an Ethernet! Let's see you use your precious arts when you can't draw ether from the atmosphere. Even blades have weaknesses. This is one such weakness. Without the flow of ether, blades are quite useless. Nia! Jomak! Get out of here, Rex! Save yourself! I'm not gonna do that. I can't just leave you here. You've got your own mission, just move it! Yeah, but... No bets, go! Rex, we must withdraw for now. It's our only chance. But... You won't escape. Rex! Damn it! Despite all this water. So, the legends of the Aegis were real. Hey! Hey! This way! Friends! Come this way! Tora, help you escape! Who are you? Quick! No time for explain! Thanks. You saved us. But I gotta ask, why? No reason. No reason? Sorry, that not true. Truth is, Tora not like those big bully soldiers. Was thinking to test out shiny new Boombiter on big bullies. That's when Tora see friends running from them. Boombiter missed and hit water pipe, but results not so bad, hey? Oh, so you shot the pipe? That right. And you're Tora? I'm Rex, and this is Pyra. It's so lovely to meet you. Good to meeting! Huh? Actually, Tora have other reason for save you. Which is? Don't worry! Explain everything when get to House of Tora! This way! Allora, formazione del gruppo è cambiata, abbiamo perso Nia. Chissà se mai la riavremo. Cioè, se prima o poi tornerà anche il nostro team. Non lo so, secondo me sì. O almeno un po' lo spero, perché anche se mi stava sul cazzo, un compagno di squadra è comunque un compagno di squadra. E siamo scappati. Quella tizia che dovrebbe essere la Gladius più forte di tutto il mondo, che è stata appena battuta da noi dei cazzo di pivelli livello 9. Ma va bene. Un po' sta cosa mi fa schifo nei videogiochi, però vabbè, questo è un altro discorso. Dicevo, abbiamo battuto la tizia. Sto Tora ci ha aiutati a scappare per chissà quale motivo, ce lo deve spiegare, però ce lo spiegherà nel prossimo episodio.